benvenuto, anche se sei qui ormai da un pochino. Raccontaci quanto è bello stato sognare sotto la curva nella prima partita di fatto. Sì, molto contento. Partita difficile contro Cittadella per noi, però lo facciamo un punto, va bene, un gol di meno, va bene. Sei stato molto freddo sul dischetto e non era facile, anche visto cos'era successo, no? Il rigore sbagliato dal tuo compagno. No, prima della partita mi sono detto da me, tu sei oggi primo rigorista, dopo Theo took the ball and I said to him, the coach said to me, I'm the first taker today, so I feel it's my responsibility to take the ball and to shoot the penalty. He took the penalty, he missed, unfortunately for him, after I took the ball and I scored. So yeah, it was not that easy, but happy that I made the ball. Se ci saranno altri rigori, pensi che potrei essere sempre tu? Non lo so, dipende. Dipende chi sei in campo. Senti, sei arrivato in una situazione abbastanza difficile di classifica. Come hai trovato il morale della squadra, l'ambiente? Bene, secondo me. Tutti i nostri compagni, penso noi, vivo in Salpensa. I said to him, every one of my teammates are the thing that we will make the Salpensa, so the atmosphere in the team is good. La tua posizione in campo, dove ti piace giocare di più? Trequartista va bene, però anche seconda punta, ma tutte e due mi piacciono. Okay. Adesso avete una partita molto tosta, sono tutte difficili, no? Frosinone, che cosa vi aspettate di fare? Cosa dovrete fare per portare a casa dei punti? I think we just continue like we did the last matches. Of course, against Lecce was a bad match for all. I think the attitude of the whole squad wasn't right. But then after Alessandra, you saw a team that fights for each other, worked hard, sacrificed in the pitch. So I think if we continue like that, the coming match against Frosinone, we will win. I'm sure about that. La vittoria con l'Alessandria vi ha dato molta energia, molta carica. Sì, sì, anche con i tifosi. In questo momento sempre tre punti. Only the three points. Yeah. Yes, only three. The three points counts in this moment. So of course every three points we will take gives a good energy, gives good vibes to the team. La tua prima volta da avversario qua al Menti, ti piace questo stadio? Ti piace il pubblico? Sì, mi piace il pubblico, è sempre bene, è un stadio piccolo però buono, bello, mi piace. Quando ti ha chiamato il Vicenza, hai accettato subito, hai detto subito di sì? Subito sì, subito. There were also some other teams, but for me as a person, as a player, I like to have a battle, you know. It's difficult, it's a difficult moment for Vicenza, and I think a lot of persons think that we will not make it, but that's what I like. So when they asked me to come, I was directly, I want to go there. Se tu torni in Italia dopo alcuni anni,
Cosa ti ha insegnato l'esperienza di Ascoli, che non si è conclusa tanto bene, no? Perché sai quello che è successo, volevo chiederti se magari dal punto di vista umano ti ha cresciuto, ti ha aiutato a capire delle cose del tuo carattere, no? Perché tecnicamente nessuno ti discute, però magari di quello che hai la testa un po' che ogni tanto va a qualche pizza, però lo sai anche tu, no? Yes, I understand what you say, and I think back then I was a young player, and now I feel like I'm more mature. I made steps with my character-wise, you know. So for me, it was now the perfect moment to come back in Italy after 2 years, after new experiences, after like I said, I feel like I'm more experienced now. I'm more mature on the pitch and off the pitch. So I think it will only help me. Senti, una curiosità, come mai ti chiami Alessio, quindi un nome italiano? I think my parents like the name because I don't have anything in common with Italy. But yeah, my name is Alessio, so I think it's destiny. Se dovessi dire la tua giocata migliore in campo? For me, to score goals, I like it the most. Also, to win, of course, because the win counts. But personally, I like the most to score. Yeah. C'è un giocatore, scusami, a cui ti ispiri, un giocatore che ti piace e che a cui ti senti anche un po' simile? Tecnicamente? Not really, no. Of course I like a lot of players, but I don't look like to the players and compare myself to them. So. Sei scaramantico? Hai qualche rito prima della partita, qualcosa che ti porta fortuna? No, I'm a Muslim, so in our religion everything we do is first with the right hand. So we take the right shoe and the right sock, everything with right. So that's the only thing basically.